Pace bene a tutti, fratelli e sorelle carissimi, e benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con la recita del Santo Rosario alla scuola di San Pio da Pietrelcina. Oggi è il termine di questa giornata, quinta domenica di Quaresima. Affidiamo alla Beata Vergine Maria delle Grazie e a San Pio da Pietrelcina tutte le intenzioni per le quali vogliamo pregare sempre in comunione con tutti coloro che si uniscono spiritualmente a noi attraverso Padre Pio TV oppure internet in ogni parte del mondo. Preghiamo anzitutto per gli ammalati, preghiamo in particolare per tutti i colpiti dal coronavirus, preghiamo per i medici, infermieri, personale sanitario, volontari e tutti quelli che si adoperano instancabilmente al sollievo della sofferenza e per la guarigione di tanti nostri fratelli ammalati. Vogliamo affidare al Signore alcuni malati che ci sono stati segnalati in modo particolare per Mario del gruppo di preghiera di Firenze, ecco, colpito proprio dal Covid, per la moglie Loretta che è in terapia intensiva. Preghiamo per Lorette di Parigi, per Viola Maria Vittoria, una bambina di pochi giorni, per Piera e Augusto dalla Svizzera, per Flavia di 30 anni affetta da tumore, per Jasmine e Gabriele dalla Toscana, per Maria da Barletta, Giulia di 17 anni da Taormina, per Giorgio da Modena, per Gianmarco e Gabriele, per Fiorella, Matteo e Elisa da Modena, per Ida da Catanzaro, per Edi e Dario affetti da tumore, per Padre Giacomo e Matteo da Palermo, Ornella da Milano, anche lei operata di tumore. Preghiamo per la piccola Bianca da Manfredonia, per Teresina da Boffalora d'Adda, per Maria Carla, Antonella e Marco, Dario, Gemma, Massimiliano, Renata e Luca da Canonica d'Adda in provincia di Bergamo, per il giovane Samuel Pio da Favara, per il piccolo Federico di un anno, per Massimo da Bologna, Dolores che deve subire un intervento chirurgico, per Fabio, per Tiziana e Milva da Piacenza, per Beppe da Erba, per Sousin dalle Filippine affetto da tumore, per Don Andrea Piccolo da Cosenza affetto anche lui dal Covid-19 ma in fase di guarigione, per il piccolo Leonardo da Ischia, per Angela da Torino, Anna Maria da Morcone, Marisa da Torino, per Carla, Diego e famiglia da Roma affetti dal Covid-19, per la piccola Miriam di Napoli, per Maria de Los Angeles di Buenos Aires, in Argentina, affetta da tumore, per Padre Antonio Vegetali da Milano, affetto da tumore anche lui, per Emanuela da Andria, per la piccola, per Domenico da Mattinata, per Don Roberto, parroco di Barletta di 43 anni, anche lui, grazie a Dio, in fase di ripresa, per Pietro dalla Polonia, colpito dal Covid, per la piccola Elena, affetta da tumore, ricoverata qui nel reparto di oncologia pediatrica di Casa Sollievo, per Margaret Lester dall'Inghilterra, anche lei affetta da grave malattia, e per tutti gli altri malati che ci sono stati affidati. Preghiamo per gli anziani, le persone sole, le famiglie in difficoltà, quelle che attraversano dei gravi lutti, le persone in cerca di un posto di lavoro, coloro che rischiano di perderlo a causa della presente pandemia. Preghiamo per i carcerati, per i peccatori e quelli che vivono lontani da Dio e dalla Chiesa. Preghiamo per i nostri benefattori e per quanti si affidano alle nostre preghiere. Per il Santo Padre Francesco, il Papa Emerito Benedetto, per il nostro Arcivescovo Franco, per tutti i Vescovi e per tutta la Chiesa, per la nuova evangelizzazione e per l'unità di tutti i cristiani. Preghiamo per la Casa Sollievo della Sofferenza, opera di Padre Pio, e per i gruppi di preghiera diffusi in tutto il mondo, per gli sposi desiderosi di avere un figlio, affinché per intercessione della Beata Vergine Maria delle Grazie di San Pio da Pietrelcina vedano finalmente esaudite le loro accorate preghiere. Preghiamo ancora per le vocazioni e la santificazione dei sacerdoti, dei religiosi, preghiamo per i nostri confratelli che oggi hanno celebrato il loro 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.
Preghiamo per i missionari e le missioni, per la conversione di tutti gli uomini e di tutti i popoli a Dio, per la pace e la giustizia nel mondo intero, per i cristiani perseguitati o emarginati in tanti paesi del mondo, per i numerosi profughi costretti ad abbandonare la loro terra a causa della guerra, delle persecuzioni o della fame. Preghiamo ancora per coloro che in queste ore sono in viaggio affinché possano raggiungere felicemente la loro destinazione. Infine preghiamo per gli agonizzanti, per i nostri cari defunti, un ricordo particolare per i nostri confratelli che ci hanno lasciato recentemente, padre Marciano, padre Osvaldo, padre Adriano, padre Cipriano e gli altri. Preghiamo anche per Monsignor Michele Castoro. Preghiamo anche per le nostre intenzioni particolari, quelle di tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere. Oggi mediteremo i misteri della gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, dei secoli, amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo disse alle donne: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli che è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Resurrexit, ecco il grido di giubilo che la Chiesa innalza in questo giorno da ogni angolo della terra, e tutti i popoli cristiani, affratellandosi insieme, solennizzano in modo speciale questo santo giorno, rispondendo all'invito materno della Chiesa: risorgiamo noi pure in vita nuova, morigerata e santa. Preghiamo. O Dio onnipotente, per intercessione di Maria, madre del buon consiglio e di San Pio da Pietrelcina, aiutaci durante il nostro pellegrinaggio terreno ad osservare vivi i consigli evangelici affinché possiamo un giorno ricevere il premio eterno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Dagli Atti degli Apostoli: mentre lo guardavano, Gesù fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina: passeranno anche per noi questi 40 giorni che mancano alla nostra salita al cielo. Non saranno giorni poi, ma saranno mesi, saranno forse anni. Io vi auguro, fratelli, una vita lunga e prosperosa, piena di benedizioni celesti e terrene. Ma finalmente questa vita finirà. Ed allora felici noi se ci saremmo assicurati la gioia di un felice passaggio all'eternità. Preghiamo. O Dio onnipotente, ti supplichiamo affinché per intercessione di Maria, avvocata nostra, e di San Pio da Pietrelcina, possiamo camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo sempre fisso lo sguardo alla patria celeste, dov'è la vera gioia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine e gli Apostoli congregati in preghiera nel Cenacolo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, gli Apostoli si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina: lasciate che lo Spirito Santo operi in voi, abbandonatevi a tutti i suoi trasporti e non temete. Egli è tanto sapiente, suave e discreto da non causare che il bene. Quale bontà di questo Spirito Paraclito per tutti, ma quale per voi massimamente che lo cercate. Preghiamo. O Dio Onnipotente, aiutaci per intercessione di Maria, Tempio dello Spirito Santo, e di San Pio da Pietrelcina, ad abbandonarci docilmente all'azione del Paraclito, affinché egli compia in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste, per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria Santissima in corpo ed anima al cielo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù pregava dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Gesù che regnava in cielo con l'umanità santissima, che aveva preso dalle viscere della Vergine, volle che pure la madre sua, non solo con l'anima, ma anche col corpo, si riunisse a lui e dividesse appieno la sua gloria. E ciò era ben giusto e doveroso. Quel corpo che neppure un istante era stato schiavo del demonio e del peccato, non lo doveva essere neppure della corruzione. Preghiamo. O Dio onnipotente, ti supplichiamo per intercessione di Maria, che è stata assunta in cielo in anima e corpo, e di San Pio da Pietrelcina, di aiutarci a camminare sempre sulla strada che conduce alla gioia del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel quinto ed ultimo mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra, nella gloria degli angeli e dei santi. Dall'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Dagli scritti di San Pio da Pietrelcina. Le porte esterne si schiudono e la Madre di Dio vi entra. Non appena i beati comprensori la vedono, compresi dallo splendore della sua bellezza, le muovono tutti giulivi e festanti incontro, la salutano e la onorano coi titoli più eccelsi, si prostrano ai suoi piedi, le presentano i loro omaggi, la proclamano concordemente loro regina. Alla festa degli angeli si unisce la triade sacrosanta. Il Padre accoglie in lei la sua prediletta e la invita a prender parte alla sua potenza. Preghiamo. O Dio onnipotente, ti supplichiamo per intercessione di Maria Santissima, Regina degli angeli e dei santi, del cielo e della terra, e di San Pio da Pietrelcina, di sostenerci nei momenti di scoraggiamento, perché senza di te non possiamo far nulla. Per Cristo nostro Signore. Amen. Questo mistero lo recitiamo in tedesco. Vater unser in Himmel, geheiligt werden dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehe, wie in Himmel so auf Erden. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre inviolata, prega per noi. Madre intemerata, prega per noi. Madre amabile, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di venerazione, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della giustizia, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Dimora dello Spirito Santo, prega per noi. Vaso degno di onore, prega per noi. Modello di vera pietà, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre di Avorio, prega per noi. Tempio d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina dell'ordine serafico, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, oh Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta, prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito sulla Beata Vergine, orante con gli Apostoli nel Cenacolo, fa che perseveriamo unanimi in preghiera con Maria nostra Madre, per portare al mondo con la forza dello Spirito il lieto annunzio della salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo ora secondo l'intenzione del Santo Padre e per l'acquisto delle sante indulgenze. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create,
per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito in cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Preghiera a San Pio da Pietrelcina di Papa Giovanni Paolo II. Umile ed amato Padre Pio, insegna anche a noi, ti preghiamo, l'umiltà del cuore, per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo, ai quali il Padre ha promesso di rivelare i misteri del suo regno. Aiutaci a pregare senza mai stancarci, certi che Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che lo domandiamo. Ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenti il volto stesso di Gesù. Sostienici nell'ora del combattimento e della prova, e se cadiamo, fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono. Trasmettici la tua tenera devozione verso Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Accompagnaci nel pellegrinaggio terreno verso la Patria Beata, dove speriamo di giungere anche noi per contemplare in eterno la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Concludiamo il nostro la preghiera con il saluto della buonasera alla Beata Vergine Maria. Buonasera, Madonna mia, tutto il mondo a te si inchina. Per quel frutto che portasti, tutto il mondo illuminasti. Illumina l'anima mia, buonasera, Madonna mia. Tu sei la madre mia, Immacolata Concezione, da noi tutti la tua santa benedizione. Amen. Allora un avviso per le persone che sono solite partecipare al Rosario della Sera. Mi è stato appena comunicato che quanto detto prima è falso, cioè una falsa notizia, come circolano tante. Quindi domani e nei giorni successivi il Rosario sarà regolarmente recitato allo stesso orario, 20:45. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente,
vi colmi di spirituale letizia. Amen. Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria, risorto dal sepolcro, custodisca integra in voi la fede del fonte battesimale. Amen. Lo Spirito Santo, che Maria attese con ardente preghiera insieme agli Apostoli, purifica e rinnovi i vostri cuori. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Illuminati dall'esempio e protetti dall'intercessione materna di Maria, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia. Andrò a vedere Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì, e il grido di speranza che infonde mi costanza nel viaggio e fra i dolori. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Buona e santa notte a tutti.